This meeting is being recorded. Allora, un secondo, scusate. Allora io rinnovo il mio saluto a tutti e a tutte. E iniziamo oggi un ciclo di quattro incontri che è stato pensato e preparato dalla Caritas Diocesana di Roma e dal Centro per la Pastorale Familiare della Diocesi. E allora mi piace lasciare subito la parola a Don Dario Gervasi, che è il Vescovo Ausiliare per il settore sud e delegato per la Pastorale Familiare. Sì, grazie. Vorrei iniziare con una preghiera. E tratta dall'invio missionario alle famiglie che ha fatto Papa Francesco al termine dell'incontro mondiale delle famiglie, perché questo invio veramente contiene anche molte delle cose che noi tratteremo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascoltando il Padre che vi chiama. Fatevi missionarie per le vie del mondo, non camminate da sole. Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via. Voi che siete più avanti, fatevi compagne di viaggio per le altre. Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà, non fatevi vincere dalla tristezza. Fidatevi dell'amore che Dio ha posto in voi. Supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. Annunciate con gioia la bellezza dell'essere famiglia. Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio cristiano. Donate speranza a coloro che non ne hanno. Agite come se tutto dipendesse da voi, sapendo che tutto va affidato a Dio. Siate voi a cucire il tessuto della società e di una chiesa sinodale, che crea relazioni moltiplicando l'amore e la vita. Siate segno del Cristo vivente, non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, né di essere generosi con Lui. Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera, accompagnate chi è più fragile, fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. Siate il seme di un mondo più fraterno, siate famiglie dal cuore grande, siate il volto accogliente della Chiesa e per favore pregate, sempre pregate. Maria nostra madre vi soccorre quando non ci sarà più vino, si accompagna nel tempo del silenzio e della prova e vi aiuti a camminare insieme al suo figlio risorto. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, grazie della opportunità di dire qualche parola all'inizio. E questa iniziativa di famiglie solidali che appunto la Caritas ha pensato e ha coinvolto anche noi dell'ufficio della pastorale familiare. Questa sera il direttore non c'è, Don Dario Criscuoli, ma ci sarà nei prossimi incontri. È una cosa che a noi siamo molto grati di questo, ma nasce perché quando ci fu l'emergenza appunto per accogliere gli ucraini, tante famiglie di voi si sono fatte avanti, però come sapete poi è stato molto difficile praticamente poter realizzare questa accoglienza. Ma è anche vero che quella disponibilità, ecco, è un seme che sarebbe bello, innanzitutto è stato bello ascogliere, sentire che c'era questa voglia di farsi carico di persone che scappavano dalla guerra. E già quello penso è una cosa bellissima. E poi pensavamo appunto in questi incontri di vedere come però questo seme può essere utilizzato anche in altri campi, per sempre nel tema dell'accoglienza, in altri modi. Io ricordo che Papa Francesco ha un'immagine bellissima in Amoris Laetitia, che è la lettera che ha scritto per le famiglie, e lui parlando delle capacità che la famiglia ha di essere accogliente, di, come dice anche nella preghiera, tessere le relazioni, usa questa immagine: siate famiglie dal cuore grande, usa la parola un cuore grande, che a me piace tantissimo perché è facile da ricordare. Credo che le nostre famiglie
possono con questo cuore veramente allargarlo e diventare famiglia anche per chi non ha una famiglia. E il Papa scrive in Amoris Laetitia, il numero 197, questa famiglia allargata dovrebbe accogliere con tanto amore le ragazze madri, i bambini senza genitori, le donne sole che devono portare avanti l'educazione dei loro figli, le persone con disabilità che richiedono molto affetto e vicinanza, i giovani che lottano contro una dipendenza, le persone non sposate, quelle separate o vedove che soffrono la solitudine, gli anziani, i malati che non ricevono l'appoggio dei loro figli, fino a includere nel loro seno persino i più disadattati, disastrati nelle condotte della loro vita. Pensate che pensiero ha il Papa sulla capacità della famiglia, che poi è reale. Una famiglia può diventare veramente una casa anche per gli altri. Poi più si allarga la famiglia, più la famiglia gioisce. C'è anche questo mistero, anche se questo costa, non è una cosa che si fa così a cuor leggero, però la famiglia ha una potenzialità immensa di donare amore, di accogliere, di generare vita, anche oltre quella fisica, proprio quella spirituale in tante persone. E allora gli incontri che noi faremo partono dal fatto che voi stessi avete manifestato questo desiderio di un cuore grande quando vi siete proposti di accogliere chi aveva bisogno. E avremo diverse proposte, adesso lascio la parola anche a Don Paolo e a Lorenzo, però ecco, l'idea è proprio quella di mantenere il nostro cuore allenato nell'accoglienza e nell'amore che per noi cristiani è proprio il segno distintivo. Grazie tante. Grazie a te, Don Dario. Allora, questo primo incontro è dedicato all'accoglienza in casa. E abbiamo un'esperienza in questo senso, perché questi incontri, tutti e quattro, saranno strutturati in questo modo. Ci sarà un'introduzione, poi ci saranno alcune testimonianze, ci sarà spazio per una partecipazione da parte di tutti i presenti, di tutti quelli che desiderano. E sullo sfondo c'è da parte nostra, sia del Centro della Pastorale Familiare, sia da parte della Caritas diocesana, di poter accompagnare qualche famiglia che voglia poi sperimentarsi in una di queste quattro vie. Allora, oggi l'introduzione alle famiglie che accolgono nella propria casa sarà fatta da Lorenzo Chialastri, che è il responsabile dell'area immigrazione, che da qualche anno, dal 2016, fa esperienza concreta di famiglie che accolgono nella loro casa. Lorenzo, ti lascio la parola. Sì. Buonasera a tutti e grazie insomma, di questo incontro, grazie di esserci. E, ecco, io cerco di spiegare un po' come siamo arrivati, no, a questa esperienza e come secondo me, insomma, ecco, secondo noi che ci abbiamo lavorato, le cose sono andate. Poi ecco, ci apriremo un po' invece alla voce di chi ha fatto, diciamo, concretamente questa esperienza che ce la racconterà. E nel settembre del 2015, proprio di fronte alla drammaticità, no, di migliaia di persone che fuggivano da guerre e da violenze, il Papa nell'Angelus del 6 settembre, mi sembra, fa l'appello e chiede alle comunità cristiane, a tutte le comunità cristiane d'Europa, di accogliere una famiglia all'interno della propria comunità. Per cui ci fu diciamo, una grande risposta, una forte risposta. Noi parliamo di Roma, ma insomma sappiamo che è stata una cosa abbastanza generale da parte delle parrocchie, degli istituti religiosi che chiamarono in tanti e chiesero, tutti chiedevano appunto alla Caritas oppure anche altri enti, ma soprattutto appunto qui alla Caritas come ente che accompagna anche la comunità cristiana alla condivisione, alla solidarietà.
ci chiesero un po' come poter fare. E quindi si avviarono in una maniera di accoglienza diffusa, cioè per la prima volta, forse anche per noi era stata quell'esperienza di piccoli, piccoli numeri, quindi o una famiglia o due o tre persone all'interno di una comunità parrocchiale o di una, diciamo, di un istituto religioso, con un progetto che fu chiamato Ero Forestiero, mi avete ospitato, e si arrivarono a 100-120 persone che furono accolti contemporaneamente in 35 parrocchie. E poi è un'accoglienza che è continuata. Per alcuni, ancora oggi, dopo 7 anni, si sta un po' rivedendo questa modalità, però dopo 7 anni ci sono alcune parrocchie che continuano a fare questo tipo di esperienza, anche alcuni istituti religiosi. Nello stesso momento che il Papa faceva l'appello, anche molte famiglie si chiamarono telefonicamente, dicendo anche noi siamo stati sollecitati da questo appello. Ok, non siamo la parrocchia, non siamo il sito religioso, però anche noi ci sentiamo coinvolti, interpellati da questo appello. Quindi ci chiesero appunto come possiamo fare, che cosa possiamo, come possiamo fare per accogliere. E anche in quell'occasione, un po' come è successo poi in maniera molto più forte, come diceva Don Dario, con l'emergenza ucraina, ecco, cercammo di raccogliere, di ragionare e di capire come poter accogliere appunto questa istanza da parte di alcune famiglie. Insomma, adesso il numero non me lo ricordo, però era un numero importante. In verità eravamo un po' impreparati tutti, anche noi, a fare questo tipo di accoglienza. E però ci preparammo e così nel giugno del 2016, quindi qualche mese dopo dell'appello del Papa, proprio in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ecco, facemmo partire questa campagna che era, la chiamiamo, ecco, Rifugiato a casa mia, che era un progetto di Caritas Italiana, che quale partiva dall'appello del Papa, che noi raccogliemmo a Roma, e per cui sono nate alcune accoglienze. Ecco, non tantissime, però noi fino ad oggi abbiamo avuto 6 accoglienze in famiglia, e quindi sono nate alcune accoglienze che oggi un paio di queste vengono poi anche raccontate nelle esperienze che seguirà dopo il mio intervento. Che cosa abbiamo fatto rispetto alle persone che ci hanno chiesto questo e come l'abbiamo pensato questa accoglienza? Abbiamo pensato questo tipo di accoglienza complementare all'accoglienza istituzionale che l'Italia, il nostro paese, ma anche Roma, organizza per i rifugiati e per la quale anche noi come Caritas abbiamo sempre partecipato. Ecco, complementare perché le persone accolte in famiglia provenivano già da un percorso istituzionale di accoglienza. Questo che cosa significava? Significava che avevano, ad esempio, la definizione del loro status giuridico, quindi con un permesso di soggiorno che le dava la possibilità, riconosciuti come rifugiati e come protetti internazionali, avevano la possibilità di lavorare, di studiare, insomma, di avere tutto quello che la regolarità del soggiorno ti comporta proprio per pensare un percorso, no? Di inserimento. Le persone che però, nello stesso tempo, pur uscendo dai percorsi di accoglienza istituzionale, non erano ancora autonome per poter andare da soli e per cui che necessitavano in qualche maniera di un ulteriore aiuto, anche se poi l'aiuto istituzionale era finito, perché a un certo punto lo Stato dice: io fin qui ti accompagno e poi devi andare, no? per la tua strada. E infatti spesso queste accoglienze istituzionali
che sono molto importanti per una persona appena arrivata, però non riescono a fare in modo che la persona sia effettivamente e pienamente autonoma proprio al momento dell'uscita da questo circuito. Quindi qui si era posto il tema e noi abbiamo pensato che e per le parrocchie ma anche per le famiglie poteva essere invece quello l'ambito dove la persona poteva poi essere accolta. Per questo motivo l'accoglienza diventa complementare, perché va ad interagire con un percorso che già precedentemente era stato portato avanti, ma non pienamente concluso. E quello poi dell'accoglienza in famiglia è un approccio sicuramente nuovo rispetto all'accoglienza, sia dal punto di vista della persona accolta, in questo caso del rifugiato, nella nostra esperienza, ma in genere della persona accolta, sia che della famiglia stessa. Allora, alcuni punti che secondo noi sono importanti proprio per fare in modo che queste due volontà appunto si trovino, si incontrino. Prima di tutto, perché l'accoglienza avvenga e perché appunto questo incontro avvenga, c'è bisogno di una reciproca volontà. C'è la volontà, che è importante, fondamentale, da cui si parte, che è quella di alcune famiglie che si rendono disponibili a questo tipo di accoglienza, che decidono di iniziare questa relazione, ma dall'altra parte c'è anche la volontà di chi ha accolto, perché non è scontato che tutte le persone vogliano fare un'esperienza anche importante dentro la famiglia, perché alcuni magari preferiscono stare in un altro centro, oppure preferiscono stare con connazionali, preferiscono portare avanti un loro progetto di vita e entrare in famiglia significa mettersi in gioco, significa provare una situazione nuova in una dimensione familiare, e non è assolutamente scontato. Quindi queste due volontà, ecco, sono importanti per iniziare, per incontrarsi. Per questo abbiamo sempre ben preparato precedentemente l'incontro e la conoscenza. Non, ecco, si va in una famiglia, ma ci sono degli incontri precedenti, ma anche incontri molto informali, quindi si viene a prendere un caffè, magari una volta una cena, un'altra volta ci si incontra a casa di un altro, magari presso il centro, e è un accompagnamento che va avanti per un anno, per un mese, circa un mese, due mesi, fino ad arrivare poi alla decisione di dover iniziare questo tipo di esperienza. Perché secondo noi è un'esperienza interessante per la famiglia? È molto interessante per la famiglia perché fa vivere, attraverso la convivenza con persone di altre culture, di altri paesi, di altre fedi, un'esperienza concreta, autentica, di condivisione e di solidarietà. Apre alla conoscenza concreta di altre culture. Spesso abbiamo una conoscenza che è basata su ciò che leggiamo, ciò che vediamo, magari dai viaggi o da quello che abbiamo studiato, ecco, ma poi la conoscenza con la persona, ecco, ci apre l'incontro con la persona ci apre ad una conoscenza concreta, reale, fatta di cose molto belle, di cose anche più difficili poi da mettere insieme. Poi apre alla possibilità, sempre come famiglia, di diventare cittadini più consapevoli ed attivi, dei cittadini dove pensiamo che si possa costruire una città più accogliente, aperta ed inclusiva. Infatti alle famiglie non chiediamo solo di dare un aiuto materiale, no? Perché si pensa alla casa, si pensa al vitto e all'alloggio, ma si chiede anche di accompagnare la persona in un percorso di integrazione che mira all'autonomia e all'inserimento nel contesto sociale dove poi il ragazzo o la ragazza o la famiglia vive. Quindi ci si chiede questo, e non soltanto, no, nella quotidianità l'accompagnamento,
che poi si diventa una persona di riferimento. Questo è un altro aspetto importante. E proprio un altro aspetto a rafforzare quello di prima, la famiglia diventa un punto di riferimento con cui confrontarsi da parte della persona accolta nella quotidianità anche dopo l'accoglienza. Ecco, si diventa una persona, un luogo importante per chi è accolto. Quindi la famiglia non solo come luogo fisico, importantissimo, perché poi la persona in quel momento ha bisogno comunque di trovare una sua stabilità, non solo come luogo fisico, ma soprattutto come luogo, come sistema di relazione che supporta tutto il processo di inclusione per portarlo poi a compimento. Per quanto riguarda il punto di vista di chi è accolto, quindi per i ragazzi, le ragazze, per i rifugiati, vivere in famiglia anche per loro reciprocamente li porta anche loro ad avere una conoscenza approfondita della cultura del paese che ti accoglie. Quindi non solo quello che tu vedi, ma proprio quello che tu vivi in quella famiglia, d'accordo? È mediato da quella famiglia, ma è una conoscenza molto più approfondita e abbiamo anche tante cose che sono successe che dice: ma io questa cosa non l'avevo proprio capita, ma perché è proprio così, no? Ecco, perché poi vivendola tutti i giorni, quotidianamente, entra più in una conoscenza che è maggiore, ecco, è qualcosa di più. E poi, sempre per i ragazzi accolti, vivere in una famiglia, questo quello che noi, ecco, stiamo raccontando un po' quello che noi abbiamo visto nelle esperienze, ti fa sentire appartenente, parte di quella comunità che ti ha accolto, che ti sta accogliendo. Cioè, ti senti effettivamente parte di un territorio, di una storia. E questo è importante, perché si entra più fortemente nel contesto sociale del paese che ti ospita. Questo cambia molto l'approccio e cambia molto anche l'idea o magari quello che tu stavi vivendo. Abbiamo notato che tante persone che hanno fatto questa esperienza poi, ad esempio, migliorano in una maniera molto importante la conoscenza della lingua italiana. Cioè c'è un cambiamento molto importante anche nel linguaggio e nella possibilità di esprimersi e soprattutto hanno la possibilità di investire in un proprio progetto di vita. Ad esempio, alcuni riprendono a studiare perché stare in un centro e tu non avendo, come dire, una prospettiva di dire: oddio, che sarà della mia vita, dove vado dopo, ecco, magari non ti fermi un attimo a pensare un po', a prendere in mano la tua vita, ecco, stai in un momento di stabilità e dici: mi riprendo a studiare o faccio un corso di formazione, mi metto a cercare lavoro, magari anche con l'aiuto delle conoscenze della famiglia che ti dà la possibilità, no, di entrare in una relazione più larga. E poi, ecco, favorisce l'espressione delle proprie potenzialità, delle potenzialità personali e la partecipazione convinta alle proprie scelte personali. Cioè si esprime effettivamente la persona per quello che è e non è più mediata da altre situazioni. Questo è quello che un po' abbiamo visto come esperienza. In tutto questo percorso, vado qui a chiudere, che cosa fa la Caritas? Ecco, che cosa ha fatto la Caritas e cosa ci proponiamo di fare per qualora qualcuno volesse, come diceva Paolo, Don Paolo all'inizio, cercare di a questo desiderio, no, di iniziare un cammino. Che cosa fa? Prima di tutto mettiamo insieme le due volontà, ecco, quindi noi abbiamo delle persone che desiderano stare in famiglia, ci sono delle famiglie, quindi curiamo questo incontro e lo portiamo avanti. E la Caritas poi affianca tutto il percorso, non solo all'inizio, ma anche nel
nel momento che l'incontro poi avviene, accompagnando sia la famiglia che la persona accolta. Un tutor della Caritas seguirà tutto il processo di integrazione delle persone accolte insieme alla famiglia che accoglie, indirizzando verso i servizi più vari, perché spesso la famiglia non ha quegli strumenti o quelle conoscenze che magari sono importanti perché il ragazzo possa poi fare un percorso di studi, di formazione, oppure un lavoro, insomma, ecco, si lavora molto insieme, quindi il tutor diventa la figura di riferimento per il ragazzo e anche per la famiglia, con molti momenti, no, di poter stare insieme, proprio per cercare di indirizzare verso l'autonomia le persone, sempre in quest'ottica di favorire appunto percorsi individualizzati di autonomia. Quindi, ecco, noi facciamo essenzialmente questo, quindi si, ripeto, raccoglie le volontà, si presentano, perché prima noi incontriamo molte persone e quando alle persone cominciamo a dire guardate, dobbiamo andare verso l'autonomia, alcuni esprimono il desiderio di stare in una dimensione più familiare. Allora, a quel punto cerchiamo di trovare la famiglia che possa aiutare a realizzare questo percorso. Ecco. Quindi questo è un po' quello che è stato una breve riflessione, diciamo, su quello che è stata la nostra esperienza. Poi comunque, insomma, io per adesso mi fermo qui, andiamo sulla parte testimonianze. Naturalmente tutte le domande che potranno venire dopo, insomma, ecco, siamo qui per cercare di rispondere. Grazie Lorenzo. Adesso passiamo alle testimonianze. La prima testimonianza è quella di Rosalba, che insieme al suo marito Pietro hanno fatto un'esperienza, anzi stanno facendo un'esperienza di accoglienza nella loro casa. Allora ci racconteranno come è nato questo desiderio, quali sono stati i passi per prepararsi ad ospitare e poi i mesi di ospitalità. Hakim, che veniva dall'Afghanistan, è entrato nel giugno scorso nella loro famiglia e tuttora è con loro. Allora, grazie e vi lascio la parola. Lascio la parola a Rosalba. Grazie infinite. Ma allora, prima di tutto, questa occasione per me è preziosa per ringraziare Teresa e la Caritas per questa opportunità bellissima, questo regalo grande, prezioso, un dono prezioso che ci è arrivato in casa, appunto a Tim. Come sono andate le cose? In un modo molto semplice, come tutte le cose belle, diciamo. È successo che agosto 2021 io e mio marito eravamo tornati dalle vacanze, stavamo guardando la televisione cenando e abbiamo visto quella scena che poi è stata ritrasmessa tante volte, no? Della mamma afghana che ha quasi lanciato il bimbo al soldato per dargli una speranza, un'occasione, diciamo, un'opportunità di vita migliore. E quella scena mi ha molto colpita, ci ha molto colpiti, ne abbiamo parlato a lungo perché abbiamo riflettuto su come possa essere doloroso per una mamma compiere un gesto del genere. E da lì è partita una nostra volontà, un desiderio di magari fare una donazione, fare un qualcosa di concreto, di tangibile per aiutare la popolazione afghana. Alla ricerca di un modo efficace, diciamo, per compiere questo piccolo gesto, ho contattato un giornalista che per motivi di lavoro conosco molto bene e che è molto vicino alla comunità di Sant'Egidio e alla Caritas. E così, parlando al telefono, lui mi ha detto: ma sei sicura che vuoi fare una donazione? Ma ci hai pensato, potresti ospitare
una ragazza afghana per darle l'opportunità di studiare in Italia. E io sono rimasta lì per lì un po', come dire, interdetta, perché ho detto, beh, sì, sarebbe bello, ma per questa cosa ne devo parlare con mio marito. E rientrando a casa la sera ho subito raccontato, insomma, di questa opportunità. E pensavo che mio marito, come fa sempre, perché tra i due io sono quella sognatrice, lui è quello un po' più pragmatico, diciamo, un po' più razionale, ho pensato dentro di me che di sicuro mi avrebbe detto, ma no, ma è una cosa diversa questa, è molto di più di quello che voleva, che avevamo iniziato di fare. E invece quando l'ho proposto, mio marito è stato quasi subito disponibile e anche abbastanza entusiasta di questo progetto. La nostra famiglia si compone di 3 persone, io, mio marito e mia figlia, che però è grande, ha 31 anni e già da qualche anno vive per conto suo. E così abbiamo iniziato, diciamo, ad avere i primi contatti con la Caritas. E come spiegava prima il signor Lorenzo, non è stata una cosa immediata, ma ci è voluto tanto tempo, perché c'è stato un primo contatto, poi un secondo contatto, poi un incontro con Teresa e poi diversi incontri, diciamo, con Achim, perché poi questa potenzialità ha preso improvvisamente le sembianze, la forma, il sorriso e la voglia di affetto, la voglia di famiglia di un giovane ragazzo, quindi non quella ragazza che io avevo immaginato sul consiglio di questo giornalista, ma di un ragazzo di 21 anni, Achim, venuto in Italia appunto proprio nell'agosto del 2021, insieme con la sorella e il marito della sorella. Quindi in realtà quando ci siamo incontrati, noi abbiamo incontrato lui, ma poi subito dopo abbiamo incontrato sua sorella e suo cognato, perché era importante per noi essere accettati in qualche modo anche noi da loro, no? Prima di diventare noi disponibili all'accoglienza. E quindi c'è stata una cena presso la parrocchia dove questi due sposi, diciamo, vivono, e insieme anche con Achim. E poi successivamente abbiamo fatto una piccola vacanza con Achim di soli 2 giorni per cominciare a condividere una piccola esperienza insieme. E poi dal 29 giugno finalmente l'abbiamo accolto insieme con noi. Io non potrò mai dimenticare però il primo incontro che abbiamo avuto presso la sede della Caritas, perché mentre aspettavamo l'orario, io e mio marito eravamo fuori della sede della Caritas e improvvisamente io ho sentito Teresa che chiamava Achim e mi sono voltata e i nostri sguardi si sono incontrati e lì è proprio scoccata una freccia, diciamo, di Cupido, nel senso che ci siamo subito sentiti bene insieme e non so se è stata la fortuna o la serenità con cui abbiamo affrontato questa esperienza, però devo dire che è stato tutto abbastanza semplice, perché poi ci siamo cominciati a frequentare, poi dal 29 giugno è venuto a essere con noi e la prima cosa che abbiamo fatto lo abbiamo presentato alla nostra famiglia allargata, diciamo, quindi alla mamma di mio marito, che è l'unica nonna che ancora abbiamo, diciamo, in famiglia, ovviamente i nostri cari, quindi la sorella di mio marito, la sua famiglia, mio fratello, la sua famiglia, e poi tutte le mie zie, le mie cugine, e Achim è stato molto felice di essere accolto da questa comunità, diciamo, allargata, perché lui, ho capito che proviene proprio da una comunità familiare molto grande, con tanti fratelli, tante sorelle, tanti cugini, tanti nipoti.
E quindi essere accolto in questa maniera a livello familiare lo ha rassicurato, lo ha fatto sentire tranquillo, sereno, come se fosse tornato in qualche modo a casa. E, allora, concludo dicendo questo, che è una cosa che ci ha molto colpiti a me e a mio marito. Dopo alcuni giorni, dopo qualche settimana, diciamo, che il film era con noi, io gli ho proposto di chiamarlo con un diminutivo, come facciamo tra di noi e come facevo con mia figlia. E lui mi ha spiegato che per la cultura afghana i nomi hanno una grande importanza e che ogni nome ha un significato profondo, per cui loro non amano essere chiamati con dei diminutivi perché ci tengono moltissimo alla loro identità, al loro nome. E quindi io gli ho detto, va bene, allora continuerò a chiamarti Achim, va bene così. E lui ha detto, però sono io che devo trovare un modo più semplice per chiamarti. Ho detto, ma sì, io mi chiamo Rosalba, ma gli amici mi chiamano Rosy. Se vuoi mi puoi chiamare così. E lui mi ha detto, no, io penso che ti chiamerò mamma. E questa cosa è stata come posso dire, irreale, no? Perché ci conoscevamo da poche settimane, ma mi ha fatto capire il suo profondo bisogno, e mi riallaccio a quello che diceva il signor Lorenzo prima, cioè non penso che siano tutte così, forse ogni storia è diversa, come un individuo è diverso, ma nel caso di Achim c'era un enorme bisogno di famiglia, un enorme bisogno di normalità, di quell'amore che si trova nelle case normali, insomma, dove la mamma cucina e ci si siede a tavola e tra le risate di tutti si consuma il pasto. Ecco, questo ho avuto questa impressione. E quindi, anche se mi è sembrato un po' innaturale, diciamo, questa sua richiesta, questa sua decisione, l'ho accettata con moltissima felicità. E l'ultima cosa che voglio dire è che molte persone, quando l'ho presentato, soprattutto quelle un po' più lontane dalla nostra famiglia, ci hanno chiesto, ah, lo ospitate, ma per quanto tempo? E io mi sono fermata un attimo a riflettere prima di rispondere, e poi ho detto, come per quanto tempo? Dice, sì, ma per quanto tempo, per quanti mesi, per quanti anni? No, ma se lo accogli è per sempre. Fin quando lui lo desidera, certamente non lo possiamo costringere, però se lui desidera rimanere, sarà per noi come se fosse un figlio, perché ormai è entrato a far parte della mia famiglia, mia figlia lo ha presentato, questo è il mio fratello afghano, ai suoi amici, sono ragazzi grandi di oltre 30 anni, E noi è così che lo vogliamo, diciamo, accogliere tra di noi. Per ora va tutto bene. Ci sono delle difficoltà? Sì, ci sono, perché come diceva il signor Lorenzo, le culture sono molto diverse. Non è facile sempre trovarsi, accettare, diciamo, soprattutto quell'orientamento differente nei confronti, per esempio, delle donne. Anche dal punto di vista religioso c'è qualche difficoltà, il loro quasi morboso, la loro quasi morbosa esigenza di pregare in modo molto plateale, come posso dire, ostentato, cosa che per noi è un po' differente. Però ci ha insegnato anche la necessità di ritagliare ogni giorno del tempo per la preghiera, no? Che a volte come cattolici, come cristiani, tendiamo un po', almeno io parlo per me, a dimenticare. Ci ha riportato un po' anche a me e a mio marito verso la strada della fede da questo punto di vista. E poi abbiamo deciso di leggere io il Corano e Achim la Bibbia, e poi ogni settimana di confrontarci su quelle pagine per capire se ci sono dei punti di contatto. Questa è un'esperienza che abbiamo iniziato da pochissimo e è molto bella, insomma, per me
è una scoperta quasi quotidiana. Quindi se qualcuno mi chiedesse lo consiglieresti, la consiglieresti l'accoglienza, io e mio marito penso che possiamo dire di sì. Grazie. Grazie. Bellissimo. Grazie Rosalba, grazie Pietro e per questa storia che avete voluto condividere con noi. Grazie. Grazie. E adesso vogliamo lasciare la parola ad un'altra famiglia, la famiglia di Raffaella, Massimiliano, con i loro figli Lavinia e Tommaso, e a Corchis, che è stato ospite nella loro famiglia e che, diciamo, ancora vive un legame con loro. Allora, questa, come diceva prima Rosalba, finché lui vorrà vivere, ecco, come i figli, a un certo punto è bene, è naturale che i figli a un certo punto trovino la loro strada ed escano dalla famiglia senza ovviamente perdere tutta la ricchezza dell'affetto di questo legame. Quindi Raffaella ci racconta un poco come è proseguito questo rapporto dopo che Corchis è andato via dalla loro casa, è uscito dalla loro casa camminando sulle sue gambe, sono passati ormai 5 anni, e poi lasceremo la parola a Corchis stesso, che racconta dal suo punto di vista questa esperienza di un incontro così intenso dentro una famiglia. Grazie. Buonasera a tutti, sono Raffaella e mi riallaccio a quello che ha detto Rosalba, giusto per confermare alcuni passaggi. Intanto mi sembra importante diciamo confermare l'attività della Caritas. Ringrazio anch'io Teresa, che è stata la tutor e ancora viene torturata da noi, appunto di Corchis, la tutor della Caritas, ma soprattutto vorrei confermare quanto la Caritas è stata fondamentale in tutto questo percorso, nel pre, perché diciamo in questo per cercare di mecciare le due volontà. Noi abbiamo incontrato alcuni operatori e credo che altrettanto sia stato per Corchis, e li abbiamo incontrati tutta la famiglia. E poi anche nel percorso, lungo il percorso, Corchis è stato con noi un anno e mezzo. Un anno e mezzo nel quale è riuscito a prendere la licenza di terza media, fare un corso da pizzaiolo che è stato fondamentale poi per il suo futuro, e anche adesso, che è il dopo, lui è uscito più o meno 4 anni fa da casa nostra, e ancora io e Teresa ci sentiamo per tutte le necessità di Corchis, non ultimo si è sposato e quindi l'abbiamo aiutato ad arrivare a concludere questo sogno, diciamo, a realizzare questo sogno. Quindi intanto un grazie alla Caritas, un grazie a Lorenzo, un grazie a Teresa, ma poi sono stati tanti anche altri operatori che si sono prodigati. Loro due sono i due punti di riferimento, sono stati due punti di riferimento per noi principali. Cosa è successo il dopo? Allora, intanto vorrei dire che sì, diventano dei figli, nel senso anche noi siamo, adesso mio marito è impegnato e non può partecipare, però abbiamo due figli, anche una nipote, nel frattempo io sono diventata nonna, e Corchis nel tempo, in questi anni, perché parliamo dal giugno 2016 a oggi, è entrato a far parte di questa famiglia allargata, composta anche da nonni, zii, amici, che appunto l'hanno sostenuto anche nelle sue necessità. Per esempio, uno dei nostri amici gli ha permesso di fare il tirocinio dopo il corso da pizzaiolo, diciamo, ma quello che ognuno di noi farebbe per i propri figli,
Lo stesso è avvenuto con Corchis. E è stato un percorso di conoscenza reciproca, di avvicinamento di due culture e di due religioni. E un po' ho sorriso quando Rosalba ha detto in questa maniera, diciamo così, manifesta, no? La loro preghiera a orari precisi e così impattante, perché noi siamo portati invece a pregare in un altro modo. Mi ha fatto ridere una volta quando io l'ho portato spesso anche in chiesa con me, voi conoscete Monsignor Andrea Celli sicuramente, e quindi le sue messe dove spesso prima del Covid appunto ci davamo tutti la mano al Padre Nostro, ha partecipato anche lui di sua volontà, voleva venire. Proprio io l'ho interpretato anche come una volontà di condividere qualcosa con me e con noi, ma soprattutto anche un modo di pregare dove tutti abbiamo, cioè dove c'è un unico Dio e comunque un desiderio appunto di ringraziamento anche. E il dopo è questo: noi ci sentiamo costantemente. A qualunque necessità, per qualunque necessità, Corchis comunque ci interpella, anche perché chiaramente è un po', diciamo, la burocrazia italiana può essere, difficile per noi, figuriamoci per chi è straniero, e malgrado poi ormai siano diversi anni che vive in Italia. Abbiamo conosciuto i suoi amici, festeggiamo insieme, non so, ieri c'è stata una festa e mia figlia è andata a questa festa organizzata da amici di Corchis e Corchis. Passiamo le feste insieme. Sicuramente è appunto, come dicevo prima, è stata un'esperienza che ha arricchito. E ci ha permesso, nata sempre da quel appello del Papa del 2015, perché nasce da quello questo desiderio, dall'appello del Papa che invita ogni cristiano a impegnarsi, ma non solo forse cristiani, diciamo ogni uomo all'epoca, ha invitato ogni uomo a farsi carico e impegnarsi per essere di aiuto a queste persone che scappavano alla ricerca di una vita migliore. E nasce da quello, ha arricchito la nostra famiglia, perché è stato un esempio per i figli, anche di educazione, forse conoscenza ed educazione, e soprattutto in questo periodo in cui bisogna per fare delle scelte e prendere delle posizioni. Quindi è stato molto educativo e formativo. Ha insegnato la condivisione, perché noi cerchiamo di insegnarla, ma poi i fatti fanno più delle parole. E non saprei che altro dire. Per noi è stata una splendida esperienza, ma insomma, questo lo dimostra lui qui e tutto il resto, insomma, non abbiamo bisogno di altre parole. Grazie Raffaella. Corchis. Allora, Corchis, ti ascoltiamo. Grazie di essere qui. Buonasera a tutti, io mi chiamo Corchis, vengo dalla Costa d'Avorio. Prima di tutto ringrazio tutti quanti, soprattutto la Caritas, Lorenzo, Teresa e altri amici della Caritas, come Alice, che non sta qua, e altre persone, Martina, tutti quanti.
Allora, quello che ha detto la mamma era così. Sono venuto qua dopo un anno che sono arrivato in Italia. Avevo la testa africana, diciamo. Quindi dopodiché mi hanno proposto questo progetto. Prima non volevo perché è una cosa sorpresa. Mi hanno chiesto di venire in una casa famiglia, una casa italiana, che era la prima volta che non anche parlavo italiano. Sapevo solo le cose base, ciao, ciao. Non avevo questa esperienza, quindi ho detto non posso perché sarà un po' difficile. Ma io operaio del nostro centro, mi hanno consigliato, operatori, sì, mi hanno consigliato di venire a provare perché avevo una testa per giocare il calcio, fare i miei pensieri, ma hanno detto sì, vieni, forse ti aiutano anche a fare la tua decisione. Ho detto ok, alla fine difficilmente ho dato accordo. Quindi sono venuto, grazie alla Caritas, mi ha seguito la Teresa e Alice e Lorenzo. Loro vengono sempre a fare cena a casa qua. Mi hanno dato sempre, soprattutto la Teresa, mi ha dato sempre il coraggio di rimanere. Prima abbiamo deciso di fare 6 mesi. Alla fine non volevo anche andare via perché mi hanno cambiato tutto le cose di prima. Prima avevo testa dura, non capisco niente, volevo solo fare le mie scelte, ma alla fine mi hanno dato la strada giusta, mi hanno aiutato anche per il calcio, mi hanno aiutato, mi hanno fatto la conoscenza a altre squadre. Ma come un destino, alla fine ho scelto di fare il corso di pizzaiolo. E mentre facevo anche la scuola per avere la terza media, mi hanno seguito la Teresa e tutti quanti della Caritas. Dopodiché ho preso il diploma della terza media. Mentre sto seguendo il corso di pizzaiolo, alla fine anche ho preso il diploma della pizzaiolo. Sempre mi hanno chiesto rimani o no, io ho detto no, rimango, 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 rimango per sempre. Pensavo di rimanere anche per sempre, ma alla fine ho deciso di andare a conto mio, ma perché avevo già l'esperienza della pizzaiolo, ho trovato un lavoro fuori Roma, è per questo giustamente che ho lasciato la famiglia, sino fino ad oggi sono qua. Mentre che eravamo 5 persone, perché c'è la mamma, papà, la nonna e 2 figli e un cane. Mentre che siamo qua, abbiamo avuto anche Una nipote. una nipote, quindi una famiglia larga, ma fuori casa abbiamo anche il papà di mio papà e la mamma di papà, quindi 2 nonni che stanno fuori casa, lo stesso che ci vediamo ogni domenica. Ho avuto tanta, tanta esperienza, papà e mamma mi prendeva ogni domenica, mi faceva tutto giro a Roma, mi ha fatto aprire la testa, mi ha fatto vedere tutte le cose importanti a Roma, soprattutto i monumenti, i calci, calciere, Carcere. il calciere, calciere che sta vicino Mamertino. Piazza Venezia, Mamertino. Mamertino, ok, Ah, Infatti dicevo carcere, ma chi ti ha perché portato? papà mi ha Ora si è affacciato Massi e ha detto:
No, papà mi ha fatto vedere i fori, tutte le cose importanti. Questa è così, la Piazza Venezia, Colosseo, tutti quanti. Quindi la mia testa adesso ha pieno di cose importanti. E prima non sapevo anche dove la strada giusta, ma adesso quasi memorisco tutto. Memorizzo tutto, diciamo. Ok, sono andato a fare questa esperienza fuori Roma. Dopo 2 o 3 anni ho parlato alla famiglia che vuole sposarmi, però mi hanno detto è ancora presto. Ho detto sì, perché sì, è presto, ma non voglio andare con non lo so come, voglio sposarmi. Spinto che voglio sposarmi, alla fine mi hanno dato accordo, ha detto ok, puoi scegliere. Ho detto sì, voglio sposarmi con una del paese mio, perché forse mi troverò più meglio, ma non mi hanno dato accordo subito. Alla fine mi hanno detto ok, e mi hanno aiutato a fare il matrimonio, diciamo 2 mesi fa. Abbiamo invitato tutti quanti, anche Lorenzo, ma non è venuto. Non è venuto. Ma Teresa sì. Ma Teresa sì, sono contento perché Teresa è venuto a parte della Caritas. Diciamo, mi hanno portato tanti regali from della Caritas. Sono contentissimo. Quindi io quella che devo dire alle persone che la famiglia italiana hanno chiesto di venire a casa di loro, quella che ho a dire a questi amici, di dire ok, perché loro ti cambiano, ti danno l'opportunità di vivere e ti danno tanta esperienza come si comporta in Italia, soprattutto in Italia, perché quando sei venuto in un altro paese dove fa la guerra, dove siamo proprio casinati, hai un'altra testa fuori di testa. Ma quando vieni alla casa della famiglia, perché la mamma, mi ricordo, la mamma mi insegnava anche come si mangia sul tavolo. Io mangiavo come volevo, ma mi ha insegnato come si può posizionare davanti al tavolo a mangiare, come si saluta gente, come si comporta davanti qualcuno che è più grande di te. Allora, soprattutto aveva anche un dei miei fratelli Tommaso, che non sta qua, che mi ha fatto conoscere le cose importanti. Non posso dire tutto perché mi hanno cambiato tutto. Adesso sono proprio una persona giusta. Prima ero una persona che non sapevo cosa fa. Perché se voi vedete le gente per la strada, come amici miei che stanno per la strada a rubando, a vendere le cose che non è giusto, diciamo che hanno una testa, altra testa, ma hanno una famiglia che lo educano, cambierà tutto. Quindi vi prego, quelle che hanno la possibilità di aiutare i miei amici, perché stanno cercando proprio aiuto, aiutateli, perché non abbiamo nostra mentalità, abbiamo un'altra mentalità. Quindi mi fermo qua, perché c'è altre persone che devono parlare, se no posso parlare fino a domani mattina e non finisco le cose che mi hanno detto. Mi dispiace tanto, saluto tutto e vi ripeto ancora, miei amici che hanno bisogno di una famiglia, vi do tanto coraggio di accettare di venire alla casa famiglia. Sono molto contento di stare con la famiglia, questa è la mia ultima parola, sono molto contento di stare con la famiglia per sempre. Grazie mille. Buonasera a tutti quanti o buonanotte a tutti quanti. Grazie. Grazie ancora, Chris. Grazie a te di questa tua testimonianza.
Allora, ci stiamo avvicinando alle 10, che è il tempo che ci siamo dati un po' per terminare. E allora, però, cerchiamo di approfittare appieno di questi 20 minuti che abbiamo davanti. Allora, propongo di raccogliere, se avete piacere, di fare delle domande o delle considerazioni. Ne raccogliamo tre per volta e poi proviamo a rispondere se è necessario. No, io vorrei fare una domanda perché non, l'esperienza della famiglia ce l'ho, ma come figlia soprattutto. No, mi chiedevo questa cosa, no, che può sembrare una domanda banale, ma nei momenti magari un pochino di stanchezza, no, perché ci sono per tutti, credo, no, di così magari un pochino di scoraggiamento, di affaticamento. Ecco, mi chiedo qual è la forza, il segreto della forza di una scelta che comunque è una scelta impegnativa, sicuramente un dono dall'alto, ma anche un impegno, no? Ecco, non so se mi sono spiegata. Allora, aspettiamo qualche istante se ci sono altre considerazioni, altre domande. Buonasera. Tanto se qualcun altro. Ah, sì. Prego, Vincenzo. Sì, buonasera a tutti. Ringraziamo tanto intanto di questa occasione. Io e Vincenzo siamo molto attirati da questa possibilità, da questa esperienza. Ci chiediamo appunto se potete anche consigliare un po' le condizioni per farla. Perché, per esempio, adesso noi abbiamo tre bimbi piccoli, il più grande c'ha 8 anni, poi. 6 e 2, e ci chiediamo appunto se per accedere a questo tipo di esperienza bisogna aspettare che i bimbi crescano un po' di più, se avete famiglie che hanno fatto accoglienza già con bimbi più piccoli, insomma, quali sono un po', ecco, i limiti, le caratteristiche. Grazie. Grazie. Bene, io inizierei allora da questi due interventi, magari brevemente se Rosalba e Pietro e Raffaella, ma anche Corchis, volete rispondere un po' a Lorenza, che ci chiedeva ma che succede nei momenti in cui si è un po' stanchi, e poi magari chiediamo invece a Lorenzo e a Teresa che cosa volete dire a Vincenzo. Allora, nei momenti in cui si è un po' stanchi succede esattamente quello che succede con i propri figli naturali e normali, cioè ci si tiene per mano e si cerca di superare quel momento di sconforto, di difficoltà. Si parla tanto, si ragiona, si cerca sempre di instaurare un clima di serenità, di apertura, diciamo, reciproca verso gli altri, e ci si aiuta, perché, come diceva la mia mamma, chiedi per ottenere,
Quindi in famiglia la cosa importante è anche dire sono stanca, sono in difficoltà, aiutami. E quasi sempre quando lo si fa si riceve tutto l'aiuto necessario, quindi poi si ricomincia più forti di prima. Questo nasce anche dall'esperienza di anche sapersi sacrificare l'uno per l'altro, no? Che non è banale e fa parte del quotidiano delle famiglie, però non toglie nulla al fatto di vivere insieme, anzi ci rende più protagonisti, no? Quindi no, io non l'ho mai provata questa grande difficoltà, questa grande fatica, onestamente. Quindi se è quella la paura, coraggio, perché si può superare benissimo. Se posso aggiungere, perché condivido quello che ha detto Rosalba, mi sembra che prima nella preghiera che ha letto Don Dario, del Papa, cioè, mi sembrava, io mi sono segnata un passaggio, non so se è proprio esatto, crea relazioni moltiplicando amore, ho messo io, però forse erano parole diverse. Giusto. È giusto? Crea relazioni moltiplicando amore. Allora io penso che questa è una preoccupazione che ci si pone prima. E nel momento in cui c'è comunque una relazione, non diventa più una preoccupazione, si risolve nel modo in cui si risolvono tutte le difficoltà, le preoccupazioni, quello che è, ma da un punto di partenza diverso. Volevo dire questo a Lorenza, cioè ora è analizzare una situazione. Quando ti ci trovi è affrontare un problema in una relazione, un problema, una criticità, una stanchezza, quello che è, ma in una relazione. E in una relazione è diverso, lo affronti non come problema, ma è una situazione, appunto, o ne parli, o il tuo cuore ti dice un'altra cosa, o l'altra persona. E quindi... E vedere, non si può analizzare a priori, non c'è una risposta. Uno ci si trova e ci riesce. Se avrete pazienza la prossima volta, scoprirete qualche cosa ancora. Bene. Allora, vado. Sì, guardate, io direi che su questa risposta e domanda di Vincenzo e Vincenza, noi non abbiamo esperienza rispetto all'accoglienza con bambini piccoli. In verità, adesso che loro mi pongono il problema, io ho passato, diciamo, davanti tutte le famiglie che lo hanno fatto e quasi tutti hanno figli grandi. Ecco. Quindi questo non lo posso dire, però lascerei la parola a Teresa, perché tanto è nominata da tutti, ma almeno la conosciamo, la vediamo, che è quella che poi ha accompagnato diciamo, le famiglie in questo percorso, magari un po' a dirci la sua. Forse c'è una famiglia che, non so se è presente qui, Fabiana, che ci può aiutare, perché lei sta accogliendo in questo momento, c'ha una figlia non piccolissima, però ecco, ha un po' meno da adolescente, credo, adesso non mi ricordo quanti anni c'ha, poi se Fabiana ci vuole dire la sua. Teresa, intanto fatti conoscere, presentati e poi di anche tu la tua. Ok, allora intanto buonasera a tutti, sono Teresa, anzi la Teresa, come ha detto Corkis, che è diventata del nord, pare. però allora eccomi, sì, rispetto ecco, alla domanda di Vincenzo e Vincenza, in realtà esattamente come ha fatto Lorenzo, anch'io nel momento in cui loro hanno fatto la domanda ho ripercorso a mente tutte le esperienze che abbiamo fatto in questi anni ed effettivamente... I figli erano grandi o se non addirittura insomma già andati via, no? Quindi insomma forse questo perché magari viene più naturale nel momento in cui
si ha anche degli spazi a disposizione in più, insomma, no? Magari mettersi in gioco per un'esperienza di questo tipo. E devo dire però, ecco, come un po' hanno raccontato, insomma, sia Rosalba che poi anche Raffaella, le esperienze sono poi di esperienza di famiglie allargate. E ci sono appunto, ecco, ci raccontavano insomma Raffaella e Corkis, insomma, appunto, che durante l'esperienza di accoglienza sono diventati rispettivamente nonna e zio, ma per esempio ci sono state anche altre esperienze. Penso a questo ragazzo del Senegal accolto in contemporanea con Corkis, quindi una delle primissime esperienze da questa coppia che viveva da sola, i figli tutti grandi, tutti in autonomia, ma che avevano ben 7 nipoti. E loro facevano i nonni a tempo pieno, quindi questi ben 7 nipoti vivevano la casa nella piena quotidianità. E quindi poi, insomma, è stato anche bello come questi bambini siano riusciti poi a creare una relazione con il ragazzo, si chiama Lassane, e questa relazione veicolata dai bambini ha poi portato anche gli adulti a confrontarsi con lui, insomma, e ad aprire poi delle porte. Quindi, se non in termini di spazio, ma questo poi penso che sia una questione, insomma, a cui non possiamo dare noi una risposta, esatto, se non in termini di spazio, sinceramente non penso che ci sia un vincolo o un impedimento effettivo, insomma, che possa creare delle difficoltà. Poi, ecco, come diceva Lorenzo, entrambi abbiamo pensato a Fabiana, e nemmeno io mi ricordo quanti anni ha tua figlia, Fabiana, sorry, però ecco, se magari ci vuoi dire un pochino anche tu quello, insomma, l'esperienza che state vivendo. Tra l'altro, Fabiana accoglie una mamma con un bambino, quindi comunque c'è anche questa doppia, diciamo, esperienza. Quindi scusa se ti abbiamo tirato in ballo, ma insomma. Non era previsto, Fabiana, ma la domanda spontaneo. Il cuore va dove chiede di battere. Vai, Fabiana, ci sei? Non c'è. Sì? Devi parlare un po' più forte, ti sentiamo un po' lontano. È vero che stai abitando lontanissimo? Ho avvicinato. Eccola, così mi sentite? Ciao. Ciao. Sì, un po' meglio. Ciao. Ciao. E allora, nostra figlia ha 15 anni quasi. Ah, ecco, è un po' di più. Vabbè. Quindi è più grande. E noi abbiamo da poco accolto, quindi sono arrivati Fate e Destiny. Fate è la mamma di 26 anni, appena compiuti, e Destiny 5 anni, anche lui appena compiuti. Sono tutti di questo periodo, abbiamo fatto già tanti festeggiamenti di compleanni. E diciamo che, ecco, nostra figlia è stata una promotrice fin dall'inizio dell'accoglienza. Diciamo l'età è più grande, ovviamente, rispetto ai bambini della domanda, no? Quindi lei è stata una promotrice fin dall'inizio, e anzi dirò è stata anche molto solida nel momento in cui all'inizio io soprattutto e anche un po' mio marito siamo andati in crisi, abbiamo conosciuto la mamma Fate e Destiny, perché il primo incontro non è stato semplice. E quindi io mi sono spaventata tantissimo, pensando che fosse un nucleo troppo impegnativo per noi, visto il bambino ha un po' dei bisogni un po' speciali, e quella giornata, la prima giornata in cui ci siamo incontrati, è stata insomma abbastanza impegnativa, e quindi la domanda era, rischiamo di fare un pasticcio, no? Invece di fare una cosa buona per noi e per loro, rischiamo di fare un pasticcio. E quindi mi sono spaventata, è stata Martina che ha detto, mamma, ma è solo il primo incontro, incontriamoli ancora e vediamo come va. E quindi, diciamo, ecco, lei è stata una promotrice. E i successivi incontri sono andati sempre migliorando, ovviamente, perché era una questione proprio di relazione, di entrare in relazione. E poi, insomma, noi abbiamo detto il nostro sì, e anche Fate e Destiny. E in casa Martina, sì, come età, esattamente a metà, ha 10 anni in meno della mamma di Fate e ha 10 anni in più di Destiny, quindi è esattamente a metà, e lei è molto affascinata
da Faith, dai suoi discorsi, soprattutto quando parla del suo paese. E con Destiny a volte comprensiva e sa gestire, quando vuole sa gestire le situazioni, altre volte lo provoca e litigano, come penso che sia anche una cosa da... E poi fanno pace, insomma, ecco, in famiglia il ruolo di nostra figlia mi sembra centrale, ecco, sì. Bene. Non so se ho risposto. Se... Assolutamente sì. Grazie. Grazie. Allora, Lorenzo, io penso che ci avviciniamo alle 10. Se non ci sono altre domande, no? Io non so se c'è qualche altra domanda o considerazione. Forse poi diamo qualche indicazione se qualcuno volesse fare qualche passo. Possiamo dare qualche indicazione, no? Quindi sì, Lorenzo. Qualcuno che, ecco, non, è un percorso, abbiamo detto, non c'è fretta, ecco, le cose, è un accompagnamento, quindi chi vuole può scriverci e noi cominceremo pian piano, come abbiamo fatto con altri, ecco, Rosalba ha aspettato un po', insomma, no? Perché la prima telefonata, ti ricordi, Rosalba, non ci siamo mai visti, ma per telefono ci siamo detti, bisogna avere un po' di pazienza, no? Perché poi stavamo nel pieno della crisi dell'emergenza afghana, per cui avevamo un po' altri pensieri anche di accoglienza e di cose. Allora è un percorso che faremo, chi vuole può scrivere. Potete scrivere alla Caritas area.immigrati@caritasroma.it, poi magari lo possiamo scrivere, Alberto, che ne so, da qualche parte, area.immigrati, dicendo che si è interessati a iniziare questo percorso. Noi nel frattempo accompagniamo molte persone e chiederemo, appunto, a un po' come ci spingeva Corchi, si diceva aiutate che c'è tanta gente che chiede, ecco, non lo sappiamo se c'è tanta gente che chiede, ma se c'è cercheremo di far incontrare, come dicevamo, queste due volontà accompagnandole, quindi qualcuno di voi, di noi vi contatterà e inizieremo questo cammino. Sarebbe poi molto interessante che fra un po' di tempo magari potremmo fare un incontro anche tra tutte le famiglie che stanno accogliendo, no? Che hanno accolto, che stanno accogliendo, così magari ci supportiamo a vicenda e ci diciamo le cose belle e anche qualche difficoltà incontrata, ben sapendo che poi ogni persona, così come ognuno di noi, ogni famiglia e ogni persona è a parte, a sé, e per cui ecco, è molto bello questo incontro di persone molto differenti che si incontrano e non c'è una regola che vale per tutti, naturalmente. Quindi, ecco, ripeto, se volete potete scrivere una mail oppure, insomma, ecco, poi noi col nuovo telefono vi ricontatteremo da lì a breve e cominceremo questo cammino insieme. Allora io mi sbilancio un po' di più, Lorenzo. Allora, è vero che abbiamo in questo momento anche un giovane universitario che viene dal Congo e per motivi di sicurezza è stato diverso tempo in un campo di profughi in Malawi, ricordo bene? È rifugiato in Malawi, sì. Ecco, poi ha fatto una laurea di primo livello negli Stati Uniti, adesso ha, diciamo, la possibilità di fare una laurea di secondo livello in economia qui alla Sapienza, e allora per lui, per esempio, stiamo cercando eventualmente una famiglia che possa accoglierlo almeno per un anno. Ma poi, insomma, altre possibilità sicuramente ci saranno, lo dico per voi qui presenti, lo dico anche se qualcuno poi vedrà questo video, questa registrazione,
chissà che non ci sia da qualche parte una famiglia che aspetta Emmanuel. E vi invito, allora, gli incontri sono, diciamo, ogni incontro ha una sua, è concluso in se stesso, ogni incontro presenta una possibilità di solidarietà familiare. Il prossimo incontro sarà tra 15 giorni, tra due settimane, il 28 di novembre. E il tema, la possibilità, l'offerta che vorremmo suggerirvi nel prossimo incontro è quello di un volontariato familiare. Spesso si fa volontariato da soli, nella famiglia, invece quando una famiglia, due sposi, una coppia si mettono insieme, ecco, a disposizione, a fianco magari di un servizio, di un'altra famiglia, di una casa famiglia, ecco, ci saranno un paio di esperienze, di testimonianze che vorremmo proporvi e suggerirvi. Allora, tra due settimane, il 28 di novembre, e poi ci saranno ancora due incontri, il 12 di dicembre e poi in gennaio, invece di impegno nel quartiere o nel proprio condominio, e l'altro l'affido familiare o l'affiancamento di una famiglia. Ecco, tanti modi diversi in cui la fecondità di una coppia può, ecco, travalicare i confini della propria famiglia. E io vi ringrazio, non so se Don Dario vuoi ancora dare un saluto. È uscito. Non lo vedo più. Va bene. Forse è venuta meno la connessione. Ecco. Eccolo. No, eccolo, eccolo. Mi senti, Don Dario? Sì. Ecco, scusate, la connessione era caduta. Allora, grazie. È stato molto bello ascoltare le testimonianze, anche Lorenzo, voi della Caritas, Teresa, e anche l'altra... Abbiamo sentito? Scusate, Fabiana. Grazie tante. E continueremo il nostro percorso, che sicuramente arricchisce anche sentire, è molto bello. E poi speriamo che appunto da qui possa nascere anche tante altre reti familiari, come diceva il Papa e prima lo diceva Raffaella, creare relazioni moltiplicando l'amore e la vita. Espressione molto bella. Vorrei affidare a Maria anche tutto questo percorso, recitiamo insieme un'Ave Maria e poi la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie, buona serata e buonanotte. Buonanotte a tutti.